Gesù era a Betania, e da Betania, dove stava con Marta e Maria e Lazzaro, che amava, è andato a Gerusalemme ed è stato acclamato. E a un certo punto c'è un incontro con alcuni greci e Gesù capisce: è venuta la mia ora. La mia anima è angosciata. Devo dire: Padre, salvami da quest'ora. Ma è per questo che sono venuto. Padre, glorifica il tuo nome. E alcuni giorni dopo è con i suoi discepoli. E in questo 13° capitolo di San Giovanni leggiamo: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora, avendo amato i suoi, li amò fino all'estremo. Una sorta di compimento totale, fino in fondo. E durante il pasto si alza, toglie il vestito, l'abito che gli dà una dignità, va a cercare un catino, mette un asciugamano attorno alle reni e si mette in ginocchio davanti ai discepoli. Un gesto acculturale. Si mette in ginocchio come uno schiavo. Pietro reagisce: Signore, tu lavarmi i piedi. Ora non potete capire. Capirete più tardi. No, non mi laverai mai i piedi. In fondo, capiamo Pietro. Aveva seguito un Gesù forte. Fino ad allora Gesù era stato, per così dire, un conduttore di uomini. È grande, forte, fa miracoli, parla con autorità, è un buon pastore, sta in piedi. Mettersi in ginocchio. Per Pietro è un gesto avvilente, di debolezza. Non è possibile. Lo capiamo. Se Gesù ci facesse visita nel nostro appartamento e cominciasse a lavare il pavimento, ne saremmo scioccati. Possiamo capire, Pietro. Non è possibile che il Messia si metta in ginocchio davanti a lui. Se non ti lavo i piedi, non hai parte con me. Vuol dire che non ci sarà condivisione. Non sarai più il mio discepolo, mio amico. In termini chiari, se non ti lavo i piedi, puoi andartene pure. Allora Pietro, sconvolto, dice: allora non solo i piedi, ma anche la testa. E le mani, perché Pietro non capisce. E noi capiamo? Pietro ha una visione piramidale della società. In alto c'è il potere, la ricchezza, i soldi, i privilegi, e poi si scende. E in basso ci sono gli schiavi, le persone disabili, inutili, eccetera.
Mentre Gesù ha un'altra visione per la comunità che vuole fondare. Vuole fondare un corpo. E nel corpo ogni persona è importante. Ognuno ha il suo posto. Ed anche le parti più deboli hanno il loro posto. I più piccoli. Le persone più fragili. Paolo ha detto che nel corpo c'è una moltitudine di parti e le parti più deboli sono indispensabili al corpo che è la Chiesa. E le parti meno presentabili devono essere onorate. Allora, Pietro non accetta una visione di Gesù che si abbassa. E la severità dei termini di Gesù, se non ti lavo, non avrai parte con me, è grande. Se io non ti lavo, puoi anche andartene. Credo che le parole di Gesù rivelino qualcosa di profondo. Gesù, in ginocchio, come un servitore, rivela il mistero del Verbo incarnato. Mettersi in ginocchio non è solo un gesto di umiltà, è la rivelazione di chi è Dio. Lui, di condizione divina, non ha voluto tenere per sé il posto che lo equiparava a Dio, ma si è svuotato, andando più in basso, andando fino ad essere schiavo. Tutto il mistero del Verbo incarnato sta nel fatto che Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito per salvarci. È venuto come un servitore per liberare noi. Gesù lava i piedi dei discepoli. Penso che li lavi con molta tenerezza, con molta gioia. È un gesto di comunione attraverso il corpo. Io penso che prenda i piedi con molta dolcezza. Credo che li lavi, cioè lava le ferite. Gesù è pieno di tenerezza e compassione. E credo che lavando i piedi stia dicendo a ciascuno: mi fido di te, ti amo. Adesso alzati, perché vorrei che in piedi percorriate il mondo per annunciare la buona notizia. Siete qui per continuare la mia missione. Alzati allora, e ti donerò lo Spirito Santo perché tu possa alzarti. Mettersi in piedi è la tenerezza di Gesù. L'acqua significa che ci lava, ci dona lo Spirito. E la lavanda è anche la comunione con Lui. Poi Gesù si rimette i vestiti, si siede e dice loro: capite cosa vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e lo sono. Se io, maestro e signore, ho lavato i vostri piedi, bisogna che anche voi vi laviate i piedi gli uni gli altri.
È un esempio che vi ho dato affinché facciate tra voi quello che io vi ho fatto. Amen. Amen. Il servitore non è più importante del maestro. Se fate questo, sarete beati. È forte. Non c'è mai stato un comandamento così forte. Voi mi chiamate maestro. Bisogna che lo facciate anche voi. È un esempio che vi ho dato. Amen, amen. Il servo non è più importante, è una benedizione, una beatitudine. Che cosa gli sta dicendo allora Gesù? Sì, innalzo ciascuno di voi con i suoi doni. Bisogna che voi cresciate sia con i doni dello Spirito Santo, sia con le vostre qualità umane. Ma... e dopo? Dopo, ognuno di voi deve mettersi in ginocchio, perché il vostro ruolo è di innalzare l'altro. Il grande pericolo per l'essere umano e per coloro che appartengono alla Chiesa, per tutti noi, è che ci piace il potere. Il potere è una cosa così difficile. Essere servitori umili che rialzano gli altri è difficile. È qui che occorre che io abbia lo Spirito Santo che cambia il mio cuore di pietra in un cuore di carne, perché non abbia l'impressione di essere qualcuno, di avere un potere, di essere ammirevole, di essere il migliore nelle cose di Dio o della Chiesa. No, siamo qui soltanto per rialzare gli altri, perché ciascuno possa rimettersi in piedi. San Paolo aveva avvertito con forza questa cosa quando dice ai Filippesi: «Completate la mia gioia, avendo tra voi gli stessi sentimenti, lo stesso amore, lo stesso spirito, e per umiltà considerate gli altri superiori a voi stessi». È questa la visione di Gesù, una visione d'amore degli uni verso gli altri. Direi che noi all'Arca abbiamo scoperto da un bel po' l'importanza della lavanda dei piedi, tanto più che le persone con cui viviamo, spesso persone con una disabilità più o meno grave, non sempre riescono a capire la parola o un testo. Ecco allora l'importanza del gesto accompagnato dalla parola. E facendolo, abbiamo scoperto che è un momento di grazia, un momento importante che porta un dono dello Spirito Santo. Siamo qui soltanto per servirci gli uni gli altri, perché il grande desiderio di Gesù è l'unità. L'unità delle comunità nella comunità e l'unità tra cristiani. In Irlanda del Nord, in un incontro al quale ero presente, c'erano i responsabili delle chiese. C'era il cardinale d'Irlanda, alcuni vescovi cattolici,
il primate della Chiesa anglicana e parecchi vescovi anglicani, la Chiesa d'Irlanda, il moderatore dei presbiteriani e i metodisti. Eravamo là insieme e siccome avevamo parlato di questo gesto di Gesù, si sono lavati i piedi gli uni gli altri, hanno pregato gli uni sugli altri. E il cardinale d'Irlanda al sinodo ha detto che era un gesto di intercomunicazione tra persone di chiese o comunità ecclesiali diverse. Non si può sempre partecipare all'Eucaristia e mangiare il corpo di Gesù insieme, ma almeno possiamo lavarci i piedi gli uni gli altri. Ed è un momento di grazia e di unità, perché quello che Gesù vuole e raccogliere in unità tutti i figli di Dio dispersi. Un'altra esperienza l'ho vissuta al Consiglio Ecumenico delle Chiese a Ginevra. C'erano 230 rappresentanti o delegati delle chiese e anche lì insieme abbiamo parlato dell'importanza di lavarci i piedi ed era commovente vedere un vescovo ortodosso lavare i piedi di un pastore donna americana e battista. Sono gesti che ci portano progressivamente verso l'unità. Dopo che Gesù ha lavato i piedi ai discepoli, c'è un momento doloroso. Gesù dice: «Amen, amen, uno di voi mi tradirà». Simon Pietro, che era a fianco di Gesù, Giovanni, l'amato era dall'altro lato, dice a Giovanni: chiedigli chi è. Giovanni, che in quel momento sta sul cuore di Gesù, si avvicina al suo orecchio e dice: Signore, chi è? E Gesù indica che è Giuda. E Giuda se ne va. Ed è notte. Ed è in quel momento che Gesù rivela il comandamento, il nuovo comandamento, cosa essenziale, perché fra poco Gesù se ne andrà. Naturalmente, i discepoli sono stati sconvolti da Gesù che si mette in ginocchio e di nuovo sconvolti perché se ne andrà presto. Ed ora lascia l'eredità più importante. Il mio comandamento è che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Sapranno che siete miei discepoli dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Naturalmente, nel contesto del capitolo 13, dopo la lavanda dei piedi, Gesù sta dicendo: sapranno che siete miei discepoli dall'atteggiamento di servizio, di comunione e di perdono che avrete gli uni per gli altri. Tutte le tensioni, il voler provare che sono meglio dell'altro, distrugge il mistero della comunione.
ora a riflettere con voi su tre personaggi o tre persone. C'è Pietro, c'è Giovanni e c'è Giuda. Chi è questo Pietro che reagisce? Sapete che nel momento in cui Gesù diceva «Il figlio dell'uomo sta per soffrire, essere consegnato nelle mani dei sommi sacerdoti e degli scribi ed essere messo a morte», Pietro lo prende in disparte e gli dice «Dio te ne guardi, non ti accadrà». Ha paura della sofferenza, non può immaginare un Messia che soffra. Lui immagina solo il Messia vittorioso, il Re. Ed ecco che Gesù parla di soffrire, di essere ucciso. La risposta è molto forte. «Vai indietro, Satana!» Lo dice a Pietro, che ha appena confermato come roccia. «Vai indietro, Satana! Mi sei d'ostacolo, e le tue sono parole umane, non divine!» Però è come Gesù che diceva «Se non ti lavo i piedi, non avrai parte con me, è finita!» Allora si sente che Pietro è un uomo leale, che vuole seguire Gesù, ma non sopporta la debolezza e la sofferenza, un Messia debole che soffre. Ci troviamo in qualcosa di simile quando parecchie persone non riescono ad immaginare che chi è disabile, con tutte le debolezze che ciò comporta, possa essere una persona scelta da Dio. Ci sono molte persone che non sopportano che Dio sia presente nella vulnerabilità estrema delle persone con un handicap, perché non riescono a immaginare che Gesù non sopprima il dolore, ma dia una forza nuova. Per questo c'è qualcosa come un blocco in loro, e direi che in Pietro è un blocco grave. Certo, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, tutte le sue parole troppo umane diventeranno divine. Giovanni, invece, il discepolo amato che riposa sul cuore di Gesù, si fida interamente di lui. Bisognerebbe dire che Giovanni ha vissuto un cambiamento radicale. Ad un certo punto Gesù l'aveva chiamato figlio del tuono e si trova anche lui nel gruppo di quelli che volevano essere amati di più. Ma è accaduto qualcosa in Giovanni. In che momento? Forse quando Gesù gli ha lavato i piedi? Non si sa. Ma in ogni caso si è abbandonato a Gesù. Lo ama. E nell'amore di Gesù c'è una fiducia radicale, totale. Giovanni, il discepolo amato, rivela ciò che noi siamo tutti chiamati ad essere. E chi è Giuda? Fin dall'inizio si parla di Giuda. Il diavolo era entrato in lui. Le tre volte che si parla di Giuda, è come se ci fosse in lui una rabbia contro l'amore. Alla fine del capitolo 6, ha perso la fiducia in Gesù. Con Maria di Betania è arrabbiato per questa relazione. E qui, quando Gesù lava i piedi, è come se non sopportasse l'amore. Pietro ha un blocco, non capisce Gesù. La cosa è molto umana, ma con la forza dello Spirito Santo cambierà.
In Giuda c'è qualcosa di più forte. Forse Giuda ha sofferto molto, non si sa. Si sa soltanto che si suiciderà, ma non si sa cosa è accaduto negli ultimi istanti. Si è ricordato dello sguardo di Gesù mentre gli lavava i piedi, quasi a dirgli: ti amo. Giovanni. Siamo tutti chiamati ad essere Giovanni. Pietro, sì, molti non capiscono Gesù e siamo tutti chiamati a capirlo. Giuda, forse c'è gente in prigione che prova questa cosa. È importante non giudicarli, ma pregare per loro, perché è importante che siamo tutti uniti nella gloria del Padre.